Attaccamento, attaccamento, attaccamento. L'attaccamento ci distrugge la vita, perché quando sei attaccato a qualcosa diventi morboso, diventi compulsivo. Quella cosa lì fa dipendere la tua gioia, da quello dipende la tua felicità, dipende la tua giornata, dipende come andrà la tua vita. Se poi l'attaccamento è folle, veramente non c'è spazio per nient'altro. E diventa un grosso problema perché l'attaccamento occupa tutto. E l'attaccamento fa parte anche dell'identificazione, l'identificazione che poi ci porta, come sempre, a perderci in un sogno. E ogni attaccamento alla fine è destinato a deluderci, perché ogni attaccamento delude, porta proprio la coscienza a perdersi nell'idea della vita, in come noi vorremmo che fosse l'esistenza, in quello che è il nostro desiderio e non come le cose realmente sono. Un minimo di attaccamento alle cose c'è sempre, perché se no perdi di vista anche il tuo obiettivo, perdi di vista quello che vuoi realizzare. In realtà, se vuoi realizzare il sé, se vuoi realizzare la verità, il destino è quello di perdere ogni attaccamento, perché allora, ecco, allora non sei più identificato in nulla e ci sei tu, c'è la verità di te e questo appagherà, questo colmerà ogni vuoto che cerchi di riempire raggiungendo qualche cosa fuori da te. Se invece sei ancora interessato, coinvolto e desideroso di realizzare obiettivi, e questo è umano, è normale, allora va bene avere un certo grado di attaccamento, ma non troppo, cioè cerca di esercitare quella misura, quella giusta misura che ti permette di muoverti verso il tuo obiettivo, ma in modo anche più rilassato. Vedi, l'attaccamento arriva dalla testa, dal cervello. Se ti muovi col cuore, se ti muovi con l'anima, allora c'è apertura, c'è ampiezza e sei disposto ai cambiamenti, alle trasformazioni che sono insite e naturali nel corso della vita. Più attaccamento c'è, meno tolleri i cambiamenti e le modificazioni. Allora agisci col cuore, vai verso il tuo obiettivo, fallo intensamente, fallo con tutto il tuo essere, ma apri il cuore perché il cuore ti permette di muoverti verso quell'obiettivo, guardando anche la verità, accettando e accogliendo Dio, la verità. E questa si muove, si modifica. E perché si modifica e si muove? Perché sta lavorando attraverso di te. Dio si sta realizzando attraverso di te. Quindi fai che il tuo obiettivo non sia il fine della tua vita, ma sia il mezzo attraverso il quale conoscere la vita e conoscere te stesso. Muoviti col cuore, muoviti con l'anima, ascoltati e muoviti con tutto questo, con anche la disponibilità nel tuo cuore, nella tua anima, di perdere tutto. Sono disponibile a perdere anche tutto. Certo, mi muovo verso ciò che sento affine a me, sento che vibra con me, sento che ne ho bisogno, ma sono disposto a capire e accettare che cosa Dio vuole da me, che cosa Dio vuole da questo disegno e quindi sono aperto al cambiamento.